si butta via nulla, pur di tirar su qualche graditissimo soldo. Marco Travaglio da qualche anno non è più solo un giornalista, direttore del Fatto Quotidiano o megafono, qualcuno dice addirittura manovratore occulto, di Giuseppe Conte. No, la penna più manettara d'Italia è soprattutto uomo di spettacolo, ormai scafatissimo. Prezzemolino in TV, quasi ospite fisso di Lilli Gruber a 8:30, sulla 7, Travaglio è anche consumato autore e attore di teatro. Un fustigatore dei politici, ovviamente, tutti tranne i suoi amici del Movimento 5 Stelle, censore di chi non la pensa come lui, raffinato populista da salotto, di quelli cioè che riescono a conquistare anche, anzi, soprattutto, gli osservatori radical e un po' blasé, vagamente annoiati più che indignati da ciò che li circonda. Non c'è che dire. Come businessman ci sa fare. Basta dare un'occhiata al manifesto del suo ultimo spettacolo, I migliori danni della nostra vita. Sapido gioco di parole che richiama alla mente il capolavoro di Renato Zero, e foto di gruppo che mette insieme tutti i grandi nemici del fatto, a volte, a targhe alterne, il leghista Matteo Salvini, su cui si registrava una imbarazzata, sofferta tregua nel biennio giallo-verde 2018-19, l'antigrillino Carlo Calenda, pure il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, imperdonabile, osò non salvare Conte preferendogli Mario Draghi, il povero ex 5 Stelle Luigi Di Maio, proprio in quanto ex 5 Stelle, il segretario del PD Enrico Letta, che, quando era pappa e ciccia con Conte, al fatto andava benissimo. Ovviamente il tecnocrate Draghi. Infine, a chiudere il cerchio, i due Satana Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. In mezzo, come poteva mancare, lei, la nuova premier, Giorgia Meloni. Che si è guadagnata le cannonate del fatto. Anzi odio quotidiano in soli 3 mesi. Un record. D'altronde, Travaglio insegna, meglio battere il chiodo finché è caldo, bollentissimo.